conoscete che il Signore è il solo Dio, Egli ci ha fatto, a Lui apparteniamo, noi suo popolo e greci che li pasce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, benvenuti a questa celebrazione dell'Eucaristia in questa nostra chiesa inferiore davanti all'altare di Dio, vicini al corpo di San Pio da Pietrelcina. Benvenuti a voi che siete in questa nostra chiesa, in modo particolare al gruppo di Rovello Porro Turate, agli amici che vengono da lontano e a tutti coloro che attraverso Padre Pio TV ci seguono da casa, gli ammalati, le persone sole. Sentiamoci in comunione di preghiera in questo momento, soprattutto per tutte quelle persone che si sono raccomandate alle nostre preghiere, gli ammalati delle nostre famiglie, coloro che sono sul letto del dolore, coloro che assistono gli ammalati con tanta pazienza e tanta carità. In questa Eucaristia vogliamo pregare anche per alcuni amici defunti che si sono raccomandati a ciascuno di noi, Angioletto, Aldo, Giuseppe e tutti i nostri defunti. Apriamo il cuore al Signore chiedendo il perdono, chiedendo la sua misericordia, chiedendo la luce della fede affinché ognuno di noi possa vivere nel presente la grazia di Dio, il suo amore e la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio onnipotente e misericordioso, guarda la nostra condizione, conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza, perché sentiamo in mezzo a noi la tua presenza di Padre. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, di fronte alla promessa di Dio, Abramo non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato, ma anche per noi, ai quali deve essere accreditato. A noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione.
Parola di Dio. Ne rendiamo grazie. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. Ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Benedetto è il Signore Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Benedetto è il Signore Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. Benedetto è il Signore Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: fate attenzione a tenervi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante, ed egli ragionava tra sé: che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce presso Dio. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Ogni qualvolta nel Vangelo Gesù viene interrogato su qualche questione,
risponde sempre con una parabola, con un insegnamento, perché non vuole lui dare una risposta secca a queste domande, ma chiede ai suoi interlocutori una riflessione personale. Chiede a coloro che gli hanno posto questa domanda di aprire il cuore a un ragionamento. Pian piano il Signore guida anche noi oggi a riflettere su questa parola, con questa parabola. Innanzitutto si è partito da una domanda: le necessità di questo mondo. Di a mio fratello che deve dividere con me l'eredità. Ognuno di noi delle volte viene chiamato o come mediatore o anche come, ecco, parte in causa per dividere quello che i genitori e i nonni hanno preparato con tanto sacrificio, con tanto sudore, con tante mortificazioni per noi. E delle volte di fronte a queste situazioni, invece di creare quell'amore, quella disponibilità verso l'altro, proprio in quel momento arrivano le divisioni, non dei beni, ma delle persone. Ecco, il Signore porta questa riflessione a ciascuno di noi oggi. Chi mi ha costituito sopra di voi giudice di queste cose? E fa questa bella, ecco, proclama questa bella parabola. C'era un uomo che aveva tanti beni. I beni, in fin dei conti, non è un male. È come noi ci rapportiamo a queste cose che abbiamo, con l'avidità e con la presunzione di avere tutto per noi. Se avete fatto caso, proprio nella parabola di questa mattina, c'è una riflessione che questo uomo che ha avuto questa abbondanza è misura se stesso. Pensa tra sé che cosa io devo fare, che cosa deve fare l'anima mia, come mi devo comportare, è ripiegato su se stesso. Avete visto in questo periodo, quando si cammina sulle strade, si trovano poverini, quei ricci schiacciati. Per quale motivo? Quando vedono il pericolo, i ricci non scappano, ma credono che, chiudendosi in loro stesso, con quelle difese che hanno, possano essere superiori a ogni cosa. Invece la velocità delle macchine purtroppo li schiaccia. Tante volte col nostro comportamento, fratelli e sorelle, crediamo che, chiudendoci in noi stessi, difendendoci con i nostri aghi o le nostre spade, possiamo essere protetti da ogni cosa. Non ci accorgiamo che veniamo schiacciati da cose più grandi di noi. Il Signore oggi ci porta a questa riflessione, la libertà di cuore. Ci porta a questa riflessione, benedetto è Dio perché ha visitato il suo popolo. Noi viviamo alla presenza di Dio. L'errore di questo uomo che aveva avuto questa abbondanza non è stata nell'abbondanza dei beni, è stata nella chiusura verso gli altri e verso il mondo. Non ha vissuto il presente, non ha saputo vedere nel momento l'abbondanza che aveva, ma si è chiuso nei granai, si è chiuso nelle riserve, ha creato dei muri perché il futuro è pericoloso, mi devo chiudere in me stesso. Non ha avuto la possibilità di vivere, di gustare il sapore del presente. Dio è presente nella nostra vita, è stato presente nella vita di San Pio da Pietrelcina, che giorno per giorno viveva il gusto della celebrazione della messa, viveva il gusto di sapersi ministro della misericordia di Dio, intercessore presso Dio di tante anime che ricorrevano a Lui. Allora noi come pellegrini, ecco, in questo nostro santuario, e coloro che ci ascoltano da casa, in modo particolare tutti coloro che sono affezionati a questa celebrazione della messa mattutina, perché danno il gusto alla giornata, dà il sapore vero all'esistenza quotidiana. Ecco, ci dobbiamo sentire tutti amati da Dio. Come dice la prima lettura, noi siamo, attraverso la fede, apparteniamo alla promessa fatta ad Abramo. Non siamo soli, fratelli e sorelle. Se ci chiudiamo,
restiamo soli. Se invece viviamo il presente, i rapporti con gli altri, l'apertura di cuore verso i nostri fratelli, non saremo mai soli, ma vivremo la presenza di Dio con la gioia di condividere con gli altri i beni che il Signore ci ha dato. E qui di esempio c'è proprio San Pio da Pietrelcina. Quanti favori celesti lui ha ricevuto dal Signore. Che cosa ha fatto? Li ha tenuti per sé? Li ha nascosti nel suo cuore? Si è chiuso in una celletta di questo convento e non ha voluto avere a che fare con nessuno perché lui era ripieno delle cose di Dio? No, ma proprio questa forza d'amore che scaturiva dal Signore lo ha spinto verso le anime, soprattutto verso quelle più lontane. Quanti figli spirituali adesso ha Padre Pio nel mondo? Quante persone, quanta gente nella sofferenza lo invoca. Lui è maestro di vita, non è, permettetemi la parola, un masochista che amava soffrire, ma ha dato il senso pieno alla sofferenza, come offerta e come compartecipazione alle sofferenze di Cristo. San Paolo in un suo scritto dice: io completo in me ciò che manca alle sofferenze di Cristo. E in questa prospettiva dovremmo poi avere questa, ecco, visione un po' più lontana, guardare più lontano, guardare alla risurrezione. Si può capire la sofferenza, si può vivere in questa vita aperta, se noi, ciascuno di noi, ha questa prospettiva di vivere come risorti, come persone nuove. Non dobbiamo temere di andare incontro ai nostri fratelli, dobbiamo temere soltanto se la nostra vita non abbiamo il gusto e la bellezza di sentirci cristiani. Il Signore insegna a ciascuno di noi questa vita nuova nello Spirito, essere aperti agli altri, perché veramente nella nostra vita possiamo riconoscere questa visita che Dio fa a ciascuno di noi con la sua misericordia e con il suo perdono. Sia lodato Gesù Cristo. Cristo non è giudice di beni terreni, ma è garante di beni eterni. Voglia in questo momento pregare con noi e per noi, affinché abbiamo a crescere nella sua conoscenza e nel suo amore. Preghiamo insieme e diciamo: aiutaci, o Signore. Pagina 177. La fede di Abramo è freccia che va dritta al suo bersaglio, l'onnipotenza di Dio, perché anche noi rimaniamo aggrappati all'Altissimo, nostra roccia, nostra forza, preghiamo. Aiutaci, o Signore. La fede ci introduce nella grande famiglia spirituale di Abramo, della quale la Madonna è un membro eccellente, perché anche noi sappiamo costruire la nostra vita su Dio, la sua parola e la sua grazia, preghiamo. È uno stolto l'uomo che ripone speranza e sicurezza nelle ricchezze di questo mondo, perché sappiamo tesoreggiare e fissare il nostro cuore in Dio e nel suo premio, preghiamo. Non è cosa di poco conto risvegliarsi in un baleno davanti al tribunale di Cristo giudice, per quanti sono colpiti da morte improvvisa, perché sia loro concesso di chiudere la vita con un atto di pentimento e di abbandono in Dio, preghiamo. Nei nostri fratelli defunti si compie il mistero di Cristo, morto per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione, preghiamo.
per tutti i nostri ammalati, in particolare per Angela, Enza e coloro che conosciamo, che in questo momento stanno vivendo la loro malattia in un modo particolarmente forte, perché il Signore attraverso l'intercessione di Padre Pio li aiuti, li sostenga e gli dia la guarigione desiderata. Non lo chiediamo per i nostri meriti, ma per la grandezza dell'amore di Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Che il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al tuo altare, perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio sia per noi principio di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di tutti i nostri fratelli e di tutte le nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Ricordiamo tutti i nostri cari defunti. Delle anime sante del purgatorio e dei defunti che si affidano alla tua clemenza, ammetti tutti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, San Michele Arcangelo, gli Apostoli, i gloriosi martiri, i nostri santi patroni, i nostri angeli custodi, San Francesco, Santa Chiara, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora insieme preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia noi vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: «Vi lascio la pace e vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che toglie
noi tutti siamo beati perché invitati alla mensa del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu avrai. Non avrò paura, sei con me, io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre e con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Tu sei la mia forza, altro io non ho, tu sei la mia forza, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà, so che la tua mano forte non mi lascerà, so che da ogni male tu mi libererai e nel tuo
Preghiamo. Per la forza di questo sacramento, Signore, fa che affrontiamo con animo forte e sereno gli impegni e le responsabilità che ci attendono e, consolati da Te, sappiamo confortare, aiutare i nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Questa benedizione che ora riceverete va su di voi, sulle vostre famiglie, su tutte quelle persone che vi stanno a cuore, in modo particolare gli ammalati e le persone che abbiamo lasciato a casa e che si sono raccomandati a noi. Colgo l'occasione per salutare in modo particolare la signora Filomena, che è sempre attraverso Padre Pio TV presente a questa messa. E preghiamo insieme perché il Signore ciascuno di noi dia questa forza, la forza del bene. C'era un sacerdote morto in concetto di santità di San Severo, un paese qui vicino, che diceva sempre a coloro che si confessavano da lui: fai bene il bene. E questo ci auguriamo per ciascuno di noi, di fare il bene bene. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. E rendiamo grazie a Dio. Buona e santa giornata a tutti. Nella Roma.